Ciao, sono Gennaro, vengo da San Martino Valle Caudina e sono un contatore. Ho iniziato a scrivere più o meno tra i 16 e i 17 anni e diciamo ancora sto coltivando questa passione. Spero che in futuro questa mia passione mi porti ad emergere ancora di più. Beh, io credo che Arte di Mezzo sia un'opportunità che ci è stata data almeno a noi artisti emergenti, non solo per la musica, anche per arte, musica, spettacolo, e penso che sia l'unico modo per far sì che le nostre, diciamo, esperienze musicali, oppure che ne so, arte, cinema, ci portino ad emergere. Io credo che, anzi, ringrazio UserTB e anche Erasmo Petringa, cioè colui che ha fondato questo progetto, e credo che ci può portare a delle buone soluzioni. Per me è la prima volta, quindi, che faccio una cosa del genere, quindi mi trovo un po' in difficoltà, però diciamo confrontandomi con altre persone, anzi ho anche altri amici che fanno questo genere di progetto e mi trovo bene. Spero che confrontandomi ancora meglio riesco a ritrovare qualcosa che mi possa dare la spinta, la carica in più per andare avanti. Lontano e via da te. Oh, lontano e via da te. Credo nei sogni che portano speranze. Ho visto Allora, uomini diciamo che la danzare mia con prima le canzone l'ho scritta tra i 16 e i 17 anni e diciamo è il mio ricordo più bello perché vedere ciò che ho scritto, sentirlo anche quando l'ho registrato è un'altra cosa. E da lì ho capito che potevo fare molto, molto di più e concentrandomi infatti sono riuscito a scrivere altre canzoni e ad avere altri progetti per la testa. Diciamo che il mio primo concerto, è stato, diciamo, un po' imbarazzante, un po' anche perché essendo timido non davo il meglio di me, però poi sciogliendomi, cioè comunicando le mie qualità musicali, alla gente, trasmettendo le mie qualità musicali, sono riuscito a non fare figuracce, diciamo. Quando ho iniziato a scrivere, più o meno pensavo a ciò che noi giovani possiamo dare. Giovani che purtroppo non hanno un futuro, non hanno infatti quello che più o meno scrivo nelle mie canzoni. Giovani che vogliono farsi sentire, giovani che hanno bisogno di emergere come me praticamente. E niente, i posti diciamo che in cui suono normalmente sono a casa mia, diciamo, nella mia piccola stanzetta, nelle mie quattro angolature. E niente. Scrivo su tutto, scrivo per la gente, scrivo tra i ragazzi, quello che mi passa per la testa quello scrivo, le problematiche principali che affrontiamo noi ragazzi, noi diciamo adolescenti, anzi adolescenti, ma anche persone più grandi, il lavoro, la crisi, tutte queste cose messe insieme che possono dar frutto a belle canzoni e perché no, dare la possibilità di dire le cose veramente come stanno. Stai correndo un po', c'è un mondo che ti aspetta. Se vuoi tirare avanti nella